Porca puttana, mi sono preso un infarto. Ah, ma tu devi essere il mio amico Gianni. Platani. Schifo i platani. No, ci sono le tenebre e l'oscurità e... e merda di manichini. Signori, so che state aspettando lo speciale per i miei iscritti, ma è meglio se porto qualcos'altro per rompere l'attesa. Quindi, io raga, come faccio questo? Lui questo ci parla e oggi siamo su Voices of the Void. Come ho scoperto questo gioco? Beh... un giorno non c'avevo niente da fare, quindi stavo girando su YouTube, ho trovato un gameplay di questo gioco e ho detto, bah, proviamo a portarlo, vediamo come va e spero che possa diventare una piccola serie o... Stiamo a vedere. Abbando le ciance, vediamo di cominciare con un tutorial perché devo sapere come funzionano le cose qua. Ah, buon salve, siamo già così... grazie che mi aprite le porte, grazie mille. E ok, adesso qua ci dovrebbero spiegare come funzionano le cose. E quello cos'è? Che posso tipo tirarlo giù con... ok, molto inquietante come suono però... non ci arrivo. Lì cosa c'è? Misteri. Pardon, che dite, gli attiriamo un po' di benzina. Da piano. Ma piano che... vai! Wow! Ok, non è andato come pianificato. Vabbè, proviamo a tirare una cosa di benzina lassù. Non succede niente. Scusi signore, vuole un'altra? Ma che ca... ma è tornata indietro? Scus? No, aspetta, adesso devo vedere cosa c'è là sopra. Questione di principio, devo vedere cosa c'è là sopra. Oh, ce l'ho fatta. Sono su. Adesso vediamo cosa c'è. Che cazzo è? Porca puttana, mi sono preso un infarto. Ma siamo scemi. Che cazzo era quell'affare? Ok, quindi abbiamo capito, non andare lì. Che poi c'è un coso che ti fa il jumpscare che... non so che cazzo fosse, non lo voglio sapere. Un piede di porco, guarda. Adesso sono a Gordon Freeman. Scegli. Allora, abaraba cicci cocco, tre coglioni sul co... vabbè, andiamo sul no. Ah, alla fine portavano allo stesso punto. Benissimo, buono sapersi. Adesso... perché c'è un teschio qua? Ah, ma tu devi essere il mio amico Gianni, che è stato qua a fare il coglione ed è morto in un modo molto brutto. Vabbè, povero Gianni, ti metterò qua nell'angolino. Ok, Gianni, stai lì, resta lì, io faccio le cose e... riposo in pace. Questo posto ti è familiare? Ah, sì. Le luci, le mattonelle, l'acqua... no, non mi è un cazzo familiare, che cazzo stai dicendo? Coglione. Ok... e questo a quanto pare sono server rotti. Oh mio Dio, mi devo veramente divertire a fare le matematiche qua. Che bello. Ok, forse la matematica di quinta elementare mi è servita in un modo o nell'altro. Ma vabbè, dettagli. Ok, questo corridoio non mi piace. Non è che c'è un altro jumpscare come prima? Continuano ad andare. Però mi inquieta tutto questo. Beh, cazzo è quello? Posso vedere? Scusi signor, mi posso... tu cosa sei? Cosa hai detto? Aspetta. It has to be that way. Ma che c***o? Vabbè, lasciamo stare. Ok, completato il tutorial. E adesso... boh, mi... oh, non volevo buttarmi così presto. Ah, molto rassicurante che ci siano teschi e ossa qua. Bello. Vai, Gianni. Ciao Gianni, così sei tornato indietro presto. Signori, eccoci qua in partita. E già il fatto che siamo arrivati di notte non mi piace per niente. Che bello, voglio anch'io questa valigia. Cosa abbiamo qua? Della carta igienica.
Molto utile ovviamente. Un peluche chiaro. Delle batterie. Questi. Che mi pare di aver capito che sia del cibo. E un certificato. Pff, questo lo lasciamo qua. Anzi, posso portarlo. Ah, posso portarlo con me. Vieni con me, ti porterò lontano perché andiamo a seguire questo percorso altamente non inquietante. Nel mezzo della notte, in mezzo ai boschi, con giusto qualche lampione che c'è una volta ogni chilometro. Vediamo di non stare a esplorare troppo per adesso, che è buio pesto, siamo in mezzo ai boschi. Se mi esce uno Slenderman e devo collezionare 8 pagine, io disinstallo il gioco file dopo file. Nei cartelli. Allora, di qui si va al cancello, di qua alla base e di qua al whisky. No, grazie, sono astemio, vedo di andare in base. Vedo una torre in lontananza. E questa... Oh, la Madonna, salve. Siamo proprio sotto un satellite. No, se mi spunta qualcosa veramente io mi cago addosso, disinstallo questo gioco e non ci torno mai più. Altri cartelli. Per la base di qua... Ah, proprio... Salve. Penso che tu sia la base che stavo cercando. Posso entrare? È chiusa. Ah, la password c'è pure, perfetto. Quindi 1 1 1 1 1. Molto inquietante. Se spengo la torcia, perché l'ho fatto? Accendi le luci. Accendi sta cazzo di luci, perché non si accendono le luci? Ah, perché sono quelle fuori. Ah, ma è ronco. Ma come cazzo le accendo queste qua dentro? Ah, molto meglio, molto molto meglio. Perché si stava anche scaricando la batteria della torcia. Allora, vediamo cosa ci abbiamo di qua. Un salve, po'. Signori, è stato bello fare questo gameplay, molto interessante. Io direi che concludo il video. No, aspetta, che cazzo era? Perché cazzo sono dei manichini? No, aspetta. Tanto chiudi la porta che prima che entrino gente, mi vanno a saltare il chiurlo. Perché ci sono... Perché c'è un manichino sul letto? Suppongo che quello sarà pure il mio letto. Salve, sono il nuovo arrivato, ovvero che non mi aggredite. Appoggio giusto la mia valigia qua e mi levo dai cogliombari che c'è un foglio. Ah, bello, la faccina sul manichino ci stava. Però mi inquieti troppo, fuori dai coglioni. No, che questi non mi inquietano per nulla, assolutamente. E c'è l'hamburger. C'è un fottutissimo hamburger. Posso mangiare l'hamburger sul cesso. Che schifo. Mi devo decontaminare la bocca con del lanciafiamme. Voi state qui. Tu però mi fai cagare troppo in mano. Ma sapete che vi dico? Io lo chiudo in un armadietto. Ma detto rompicoglioni. Scusi, per me è molto inquietante. Un po' meno inquietante. Perfetto. Madonna, ma è pieno di immondezza. È tutto lercio qua. Guarda che roba. Abbiamo un telescopio, un radar. E qui ci sono tutti quanti i server assieme alla console. Invece di qua abbiamo un'altra password. Allora, 1, 1, 1. 1. Adesso qui sicuramente ci sarà tipo la valigetta blu come su Meet the Spy. No, ci sono le tenebre e l'oscurità e i merda dei manichini. No, allora, abbiamo capito che quelli non fanno niente, quindi... salve. Sono un nuovo arrivato, non compro nulla. Catroia, mi hai fatto cagare in mano. E te cosa fai là sopra? Accendi giù che è pericoloso. Mica che vola ha fatto. Pare che... Ci ho messo ancora della roba nell'inventario. Si apriva con tab. Ok. Droppami tutto quanto. Oh mio Dio, il peluscino! Oh mio Dio, quanto sei carino e adorabile. Adesso ti piazzo qua. Tu sarai il mio compagno di avventure. Allora, quindi. Vediamo di trovarci un segnale. Ce n'è uno proprio da questa parte. Tutto a destra. Oh, eccolo, eccolo, eccolo. Adesso andiamo a incentrarlo bene. Vediamo. Dai, 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 dai. Piglialo, piglialo, piglialo. Perfetto.
Adesso, mi posso pure sedere. Allora, magari intanto accendiamo anche il computer. Adesso cosa dovrei fare? Qui è cambiato qualcosa. Ah, guarda un po'. Sta cominciando a processare. Perfetto. Adesso, da quel che ho capito, devo portare tutti questi due numeri gialli nello schermo più vicini al 100%. Sembra stia facendo qualcosa. Torna indietro. Oh, guarda lì. 100%. Preciso, preciso. Allora, intanto. Ah, un server si è già rotto. Allora, questa la porterei di là, in camera dove ci stavano i manichini, dove ci stava l'hamburger sul cesso. Magari ha bisogno di pulirsi dopo che ha finito di fare le sue cose. Poi, no, scusi, mi faccio entrare. Che poi dico, cos'è? Fa i suoi bisogni con la tazza chiusa, ma si vergogni, si sporca tutto. Ah, tra l'altro ho notato solo adesso che abbiamo un frigo della Smug, famosissima marca internazionale conosciuta ovunque, sì. Vabbè, visto che è tarda notte, vediamo di andare magari a dormire, perché mi pare di aver capito che si potesse dormire in questo gioco. Chiudi le porte. Ah, però non mi fido di dormire con questi cosi qua vicino. Vabbè, vediamo se faccio una dormita. Carina la prospettiva di qua, così. Ah, guarda che bello. Almeno adesso è molto meno minaccioso quando è giorno. Intanto qui ha finito. Sì, ha finito. Red Dwarf. Ah, è l'ingegnere di Deep Rock, perfetto. Vediamo di processare i dati. E processa. Come la processa? Ah, già è vero che serve l'upgrade per questa cosa. Maledetto bastardo. Ah, tra l'altro ci sono anche delle email, non l'ho visto. Si signori, ma abbiamo sempre avuto un fungo dentro la base. Fungo giallo molto sospetto. Faccio la pirlata. Mi salvo la partita e me lo mangio. Ah! Ok, non era buono, non era buono per niente. Ah. Ah, sembrerebbe che il server Juliet non risponda. Ok. Allora, facciamo SV target. Visto che non c'è un minimo di voglia di andare a piedi, vediamo di prendere il nostro quad e leviamoci da qua. E andiamo a trovare quel. Ci abbiamo un burger. Dicevo, andiamo a trovare quel server. E sembrerebbe che sia proprio questo. Ci sono passato pure davanti per andare alla base. Interessante. Juliet, buon salve. Non voglio abusare di lei. Voglio solamente sistemare il suo server. Eccolo qua, guarda com'è sminchiato, va. Adesso ci penso io. Mi butto di sotto. Ma sì, buttiamoci di sotto. Ah! Fatto nulla. Tanto posso entrare in questo bunker? No, gli serve una password. Sarà la solita? No, non è lei. Vediamo un po'. Posso vederci attraverso? Sì. Ci sono delle scale con una tesserina? Era una tesserina, vero? Qui co cosa c'è? Non ho smicchiato le texture? Ok. No, aspettate. Ma siamo seri? Cioè, mi ha davvero. Sono davvero stato trovato da. Ma porca di quella iperporca, ma si può? Ma che vergogna. Adesso sei te il disco bravo? Sembrerebbe di sì, secondo la bussola. Aspetta che parcheggio il quad così, ecco. Come i cavalli su Skyrim, più o meno. Allora, vediamo un po'. Devo fare quindi SV hash su questo, in teoria, giusto? E perché non me lo dai, scusa? Mi piglia sicuramente per il culo. Stai buono. Vabbè, proviamo con un altro. Proviamo con il satellite Victor. Adesso, io ricordo che qua c'era un ponte. Vediti. Oh, mi sono implatanato. Vedi di andare al ponte senza di finire sott'acqua. Ah no, come ho detto. Ecco, infatti. Stavo per finire sott'acqua. Come un pirla. E mi sono impontato.
Ho un talento a schiantarmi sulle cose io. Oh, beh, dai, almeno di giorno è un posto abbastanza carino, dai. Non è poi così inquietante. Salve. Oh, troppi platani, troppi platani. Ed eccoci qua, un po' in culo al mondo questo satellite. Papa. No, mi sa che ho preso il server sbagliato. Victor, eccolo qua. Salve, sono venuto qua a controllare l'hashcode o qualsiasi cosa devo fare. SV hash. E non mi dà l'hashcode, ma porca. Cos'è stato? Allora, vieni qua che ci sono suoni molto inquietanti. Che cazzo è successo? Ok, stando a quel che dice la bussola, forse questo è il server Whiskey. Forse. Buonasera, buon salve. Buonasera, un bel paio di cazzi perché è ancora giorno. Ma vabbè. Allora. SV. Dai, ti prego. Dammi questo hashcode. Nope. Bastardo! Va bene, allora cerchiamo Yankee. Buttateli sotto! Aia. Va bene. Andiamo a trovare quel maledetto disco Yankee. Whoa! Yankee with no brim! Ehi, platani, platani. Schivi platani. Campione mondiale di schivaggio dei platani. Madonna. Non mi sono impantanato. Va tutto bene, va tutto bene. Sono ancora in gioco. Sono ancora in pista. E direi che siamo arrivati. Ti prego, dammi questo maledetto codice, no, io altrimenti non so che fare. Adesso, me lo dai questo maledettissimo hashcode? No! Il gioco non mi voglio incazzare io, eh. Non mi voglio incazzare minimamente, ma mi stai facendo incazzare. Ok, dopo questa traumatica esperienza che non mi ha portato a nulla, vediamo di tornare in base. Mancato completamente. Molto male perché non capirò come ottenere quei maledetti codici. Vabbè, se qualcuno lo sa, ditemelo nei commenti e magari nel prossimo episodio, se ci sarà un prossimo episodio, vedrò di trovare quei maledetti codici. E niente, siamo tornati in base con le mani vuote. E qui ci abbiamo. Cos'è sta roba? Questa che tira monnezza? Sembrerebbe proprio di sì. Ah, quindi posso dare una. Ok. E con questo tramonto direi che possiamo anche scalare questa torre. Oh mio Dio, una scala per forza. Non potevano mettere un ascensore? No, no. Devo fare tutto quanto a mano. E siamo arrivati. Con. Ah, bello, cioè abbiamo solamente tre luci che vanno. Quella. Come l'ho detto? Non ti offendere, non ti offendere. Ah, guarda qua che bella. Posso sedere. Ah. Ah, che bel panorama. E cosa c'è là in fondo? Un lago. Ci vorrei andare a visitare quel posto, ma mi sa che lo faremo nel prossimo episodio. Quindi, con questo bel tramonto, io direi che è il momento di concludere questo piccolo episodio di esplorazione un po' del gioco, giusto per capire un po' come funzionano le varie meccaniche, cose e capire cosa devo fare. Quindi, se avete consigli di come ottenere quei maledetti codici dei satelliti, ditemelo nei commenti. Se avete altri episodi di questo gioco, lasciate un commento, mi piace, iscrivetevi al canale. E vi prego ancora di pazientare un attimino per lo speciale dei 1000 iscritti, perché stiamo avendo un sacco di problemi. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao. Però sentite, un tuffetto prima di concludere me lo farei, eh. Quindi, addio mondo crudele. Sono vivo, fatto nulla.